Buongiorno, buona domenica, sono le 9 meno 10, ora di colazione per me. Mi sono sporcata tutta per fare sti pancake. Ho utilizzato sempre la polverina, quella di Prozis, però ne ho usate due perché l'altra volta erano venute veramente, cioè erano proprio mignonne. Oh, non ho fatto bene io, però quella era la polverina e 40 ml di latte o di acqua, quindi non è che, insomma, mi sto inventando un ingrediente. Latte e caffè. Quindi adesso vi faccio vedere come è fatto. È fatto così. Sono tre. Per ogni strato c'è yogurt bianco con cannella e frutta. Quindi una cosa così semplice. L'unica cosa che ho cambiato all'interno dei pancake, ci ho messo qualche goccia di cioccolato, giusto per avere un po' più di gusto, visto che nei pancake non c'è per nulla lo zucchero, è fatto solo con albumi, farina di non so cosa integrale, quindi non c'è zucchero aggiunto. Quindi la frutta anche ieri, ho fatto la macedonia, non l'ho zuccherata per me. Quindi lo yogurt l'ho dolcificato un po' con la cannella. E sono tre strati. Uno, due e questo di sopra. A me piace. Mi sono munita di stamattina forchetta e coltello perché questi così si fanno. Adesso li taglio a metà. Se ci riesco, spero senza fare danni. Eccoli qua. Vedete? Ora di colazione per me. Allora, io avevo già mangiato la frutta, no, la frutta con lo yogurt. Lo yogurt così ripieno, mettendo ripieno, ma nelle crepe. A me era piaciuta e quindi volevo riprovare a farlo nei pancake. Oddio, un boccone un po' grande, però cinci. Poi adoro la frutta, quindi buono. Poi a un certo punto, non sempre perché ho detto ne ho messe poche di gocce. Arriva col gusto di cioccolato fondente, buono. Adoro questa colazione. E domenica potevo farmi i pancake normali, però ho detto vabbè, tanto questi sono buoni lo stesso. Ci ho aggiunto un po' di gocce di cioccolata. Mamma mia, che buono! Adoro. Scusate, ma è buonissimo. Non vi guardo manco. Davvero buono. Tardi risponderò a delle domande che sono state fatte. Ieri sinceramente avevo ancora dolore, non mandava. Infatti ho riposato tipo 3 ore, ho dormito. Per questo stamattina mi sono alzata comunque presto, perché avendo dormito poi non è che alla notte non sono andata nemmeno a letto presto, però nonostante non ci sono riuscita ad addormentarmi a un orario decente, comunque mi sono svegliata presto. Anche perché mi sono svegliata perché c'era Milo,
Poi è venuto nel letto con le zampette, voleva uscire. Ho detto vabbè, tanto se mi alzo, scusate, e ritorno a letto, non mi viene sonno. Poi si era svegliato anche Johnny, mi ha detto ma sì, alziamoci. Erano le 8 per un quarto. Finisco la mia buonissima, vi giuro, buonissima colazione della domenica. Vi do un bacio e ancora buona domenica. Ciao ciao!